FFmpeg, la guida completa, ma che dico guida completa? Il corso, un corso totalmente gratuito che vi metto a disposizione qui su YouTube per imparare a gestire i vostri file come dei pro, imparare a convertire, velocizzare, modificare il formato, insomma fare davvero tantissime cose con i vostri file. Utilizzando questo applicativo basato sulla programmazione, basato su una riga di comando che ci permette di fare un sacco di azioni con i nostri file. In questo corso vedremo come funziona FFmpeg per le cose basilari, ma poi entreremo anche nel pro, vedremo qualcosa di più complicato e soprattutto qualcosa che potrà tornarvi davvero utile se siete dei podcaster, degli YouTuber o semplicemente dei creatori di contenuti che vogliono modificare i propri file, imparare a gestirli meglio e ovviamente imparare a gestirli in maniera smart, senza perdere ore e ore con il video editor e apri e aspetta che esporta e aspetta che si processi, poi magari si bugga, crasha tutto. Guardate, FFmpeg in tutto il periodo in cui io l'ho utilizzato non ha mai avuto un bug, non è mai crashato, non mi ha mai detto chiudi e riavvia. No, non l'ha mai fatto, ha sempre eseguito tutti i comandi che io gli davo senza problemi. Ovviamente quando mi ha dato degli errori era perché io sbagliavo dei comandi, non perché lui si fosse buggato. Insomma, questo per farvi capire che FFmpeg è davvero una cosa utilissima, un must have su tutti i computer dei creator, dei creatori di contenuti, podcaster, youtuber, quello che siete. Ma insomma, guardate, questa cosa è un'azione che possiamo fare con FFmpeg. In particolare, possiamo andare a convertire un video in un altro, in un video MP4 in un video AVI. Noi facciamo questa cosa semplicemente con questo codice, scrivendolo nel terminale, nel prompt dei comandi del nostro computer. Questo vi fa capire quanto anche dopo un po' di esperienza, dopo un po' di tentativi ed errori, questa cosa sia semplice e soprattutto versatile per andare a elaborare i nostri file in una maniera davvero molto molto veloce, davvero impressionante. Noi andiamo a scrivere questa riga di comando e puff, da MP4 a AVI in pochi minuti, in pochi secondi anche. Insomma, ovviamente dipende tutto dalle prestazioni del vostro PC. Ma davvero, questo FFmpeg ha tanto da scoprire e spero che alla fine di questo corso possiate inserire nel vostro bagaglio culturale anche la conoscenza di FFmpeg grazie a questo corso. Ne sarei davvero molto molto grato. Io vi ricordo che potete iscrivervi a questo canale con la campanella se non volete perdervi i prossimi tutorial e i prossimi corsi e che se volete potete venire a trovarmi su Telegram a Chiocciola Tutorial Express, dove in questi giorni ho lanciato un piccolo esperimento, ovvero tra virgolette un podcast basato sulle chat vocali di Telegram. Non vi dico altro, se vi interessa, Chiocciola Tutorial Express oppure link qui sotto in descrizione. Detto questo, non vi rubo altro tempo e vi lascio al corso completo. Buona visione! Una cosa importante da fare se non abbiamo mai utilizzato FFmpeg prima di partire è sicuramente quella di andare a scaricare e ad installare la piattaforma. Come facciamo? Partiamo dal sito ufficiale ffmpeg.org, lo trovate direttamente digitando FFmpeg su Google. Andiamo a fare clic poi sul pulsante verde Download. Si aprirà questa pagina dalla quale possiamo scaricare eventualmente il codice, se ci può essere utile se siamo degli sviluppatori. Invece, per tutti gli utenti che vogliono usufruire di FFmpeg non dal lato sviluppatori, ma insomma dal lato user, dobbiamo scegliere semplicemente l'icona in base al nostro sistema operativo. È disponibile per Linux, dove abbiamo varie distribuzioni, Debian, Ubuntu e Fedora e Red Hat Enterprise. Poi abbiamo Windows, dove abbiamo la build di gian.dev, credo si dica così, e la build di bitbun. Poi per Mac abbiamo una singola build che è per macOS a 64 bit. In questo caso noi ci scarichiamo quella per Windows, builds from gian.dev, che sarebbe sostanzialmente l'hosting, cioè la pagina, insomma, che ospita il file di installazione. Direi di scendere e scarichiamoci il file che ci interessa. Scarichiamo questo. Dov'è? Aspettate.
Vedete che ci sono un sacco di link, un sacco di cose. Quello che interessa a noi è esattamente nella sezione release e poi l'ultima, questa, FFmpeg release full. In questo caso siamo alla 4.4. Quando starete guardando questo video potremmo essere alla 4.5, 4.6, anche 5, magari 5.5, insomma, se lo guardate molto avanti. Quindi andiamo a fare clic sull'ultimo link che troviamo, ovviamente per scaricare la versione più recente, e andiamo a scaricarci il file, nel mio caso sul desktop. Vedete che inizierà il download, non durerà molto. Vi faccio notare che stiamo scaricando un file 7z, che sarebbe 7-zip, sostanzialmente il file per zippare e unzippare file, insomma. In questo caso io potrò spacchettare il file, questo file compresso, questo file zip, perché ho WinRAR installato sul computer. Voi, per poter spacchettare un 7z, se non sbaglio, dovete per forza utilizzare un programma esterno, perché lo spacchettatore di Windows, quello integrato, insomma, non può gestire i file 7-zip. Ovviamente io non uso più quello di Windows, uso WinRAR, quindi non posso verificare questa cosa. In caso verificatelo e poi scrivete qui sotto nei commenti, insomma, l'esito delle vostre verifiche. In caso vi scaricate WinRAR, WinZip, 7-Zip, insomma un qualsiasi programmino per gestire i file compressi. Quindi si è scaricato correttamente. Ecco qui che sul mio desktop abbiamo questo file. Andiamo a dare tasto destro e poi estrai i file. Troverete nel menu funzione al tasto destro, troverete sicuramente estrai, estrai tutto, estrai qui, insomma in qualche maniera riuscirete a estrarre il contenuto del file. La cartella compressa ce la eliminiamo. All'interno di FFmpeg ci troviamo un'altra cartella e al suo interno abbiamo queste cartelle. Ora, per comodità, vado a spostarmi direttamente questa cartella sul desktop, così abbiamo una sottocartella in meno. Molto bene. Quindi ora io ho la mia bella cartellina, doppio clic e abbiamo già qui bin, doc e tutte le varie cartelle di FFmpeg. Bene, abbiamo appena capito come installare FFmpeg. Sicuramente i più attenti di voi avranno visto che sul blog c'è la documentazione. Ci siamo anche passati, o forse avete intravisto, insomma, qualche riga di codice, e sicuramente se non avete mai usato FFmpeg vi sarà venuta subito la paura di dover imparare a programmare. Ma non preoccupatevi, la sintassi di FFmpeg è molto semplice e molto logica, devo dire, quindi bisogna semplicemente capire: io ti do questo file, tu mi fai questa cosa e mi dai questo file in output. Molto semplice. Che cosa abbiamo? Per quanto riguarda la sintassi, abbiamo fondamentalmente tre parti, tre nuclei fondamentali, che poi vanno ad espandersi solo per specifiche operazioni che vedremo poi durante il corso. Quindi, se durante questo corso vedremo delle operazioni che richiedono più di queste tre nuvolette, di queste tre sezioni che vedete in questo momento nella slide, io vi avviserò così da farvi capire quali sono, insomma, i comandi più complicati. Che cosa abbiamo? Abbiamo il file originale, cioè il file di input, per capirci, che va inserito dopo aver scritto trattino i. Ora il trattino in questa slide si vede tagliato, però c'è. Trattino i, file originale, file di input. Poi abbiamo uno spazio, perché tutte queste sezioni sono separate tra loro da un semplice spazio. Poi abbiamo l'operazione da fare, che spesso viene anticipata da un trattino, quindi trattino operazione da fare. La stessa cosa vale anche per l'input, trattino i file di input, trattino operazione da fare, quindi filtro. Io molto spesso chiamerò cose che non si chiamano filtro di FFmpeg, le chiamerò comunque filtro, per farvi capire come funziona, no? Quindi per non complicarvi ancora di più la vita,
chiamando tutto con i termini specifici, chiamerò tutte le operazioni, le chiamerò filtri, così almeno saprete insomma che i filtri sono la parte centrale, il nucleo fondamentale di FFmpeg, ovvero le cose da fare, le elaborazioni da svolgere sul file. E infine, dopo averlo elaborato, c'è l'output, il percorso del file di output, in questo caso senza il trattino ma separato da un semplice spazio. Se non avete capito, ora vi mostro. Apriamoci un blocco note, così vi posso mostrare come funziona. Eccolo qui. Che cosa abbiamo? Noi abbiamo innanzitutto ffmpeg.exe per avviare .exe per avviare ffmpeg. Poi abbiamo trattino i input, in questo caso .mp4 per esempio, sempre con trattino i come abbiamo visto prima nella slide. Poi abbiamo il filtro o l'operazione da fare, come la volete chiamare, insomma in questo caso mettiamo an, che non vi dico a cosa serve, lo capirete più avanti nel corso. E infine abbiamo l'output, quindi output.mp4. Voglio anche dirvi che per muoversi tra una cartella e l'altra del nostro terminale dobbiamo fare una cosa molto importante, ovvero molto spesso nel corso io avrò i file che utilizzerò per svolgere tutte le operazioni sul desktop. Vi voglio far vedere che io la cartella di FFmpeg ce l'ho sul mio desktop. Quindi io per avviare FFmpeg, ovviamente poi capirete per bene come si fa, nella prossima lezione capirete come avviare FFmpeg. Io, se voglio tornare in su di una cartella, ipotizziamo di essere in una cartella del desktop dove c'è FFmpeg, ma voler tornare sul desktop perché abbiamo il file di input su quest'ultimo, dobbiamo scrivere ../ e poi, molto semplicemente, la cartella oppure il file con l'estensione. Quindi niente di più facile. Questo serve per salire e scendere nel terminale di Windows, insomma nel prompt dei comandi. Poi non preoccupatevi, nella prossima lezione approfondirete il concetto di avvio, quindi vi mostrerò come avviare FFmpeg e quindi come capire poi come andare su e giù di livello, capirete tutto. Vi voglio anticipare che per scendere di livello dovete utilizzare, ipotizziamo di entrare in una cartella, dovete utilizzare lo slash, questo slash qui che vedete ora a schermo. Niente di più facile, insomma. Quindi cartella slash file.mp4 e se volete tornare invece di un livello superiore ../ così siamo saliti di due cartelle. Quindi questa era la sintassi di FFmpeg. Fidatevi, dopo che iniziate ad utilizzarlo capite sicuramente come funziona e non vi intopperete con la sintassi, filtri, operazioni, poi capirete tutto. Dopo aver visto la sintassi di FFmpeg e quindi dopo aver capito come funziona la riga di comando, insomma i codici che noi andremo a scrivere per effettuare le nostre operazioni, è bene anche spiegarvi come si avvia FFmpeg, perché non è semplicissimo, c'è qualche passaggio in più se lo paragoniamo a tutti gli altri software del nostro PC. Vediamolo. Per farlo dobbiamo accedere al prompt dei comandi del nostro PC. Non preoccupatevi, non è una cosa difficilissima. Per chi sa che cos'è il prompt dei comandi, capite che è molto semplice, insomma, non dovete fare nulla, non dovete avere alcun tipo di permesso, è molto semplice. Ora lo vediamo. La prima cosa che dobbiamo fare è andare nella directory dove si trova FFmpeg. Guardate, io in questo caso ce l'ho qui sul mio desktop. All'interno della cartella vedete come abbiamo quattro cartelle: bin, doc, include e lib. Noi dobbiamo andare nella cartella bin. All'interno della cartella bin cosa dobbiamo fare? Dobbiamo scrivere cmd nella barra degli indirizzi dell'Explorer file e poi premere invio. Quindi cartella bin, eccoci qui,
Facciamo un clic su questa barra che vedete del nostro Esplora File, eccola qui. Ci facciamo un clic e andiamo a scrivere molto semplicemente CMD. Battiamo invio e in questo caso nell'altro schermo si è aperta l'interfaccia di FFmpeg, che non è un'interfaccia, insomma è il prompt dei comandi di Windows, il terminale come si chiama in gergo, insomma. E sostanzialmente noi da qui possiamo programmare tutte le azioni di FFmpeg partendo, se avete visto la parte precedente sulla sintassi, come sempre da ffmpeg.exe, poi andiamo a scrivere meno i, il file di input, insomma tutte le cose che abbiamo già visto. E in questo modo noi possiamo andare concretamente, insomma, a scrivere qualcosa, a eseguire ffmpeg, perché ovviamente se noi andiamo a scrivere meno i e ci buttiamo lì il file di input, lui non capisce. Ho capito, io anche te lo converto in mp4, ma con cosa lo faccio? Dobbiamo andare a richiamare prima ffmpeg.exe. Comunque, in caso tornate indietro alla parte della sintassi, insomma. Quindi abbiamo capito più o meno come si avvia ffmpeg e siamo pronti per partire con le operazioni che possiamo fare per gestire i nostri file audio, i nostri file video e soprattutto per convertire vari file in vari formati. Fermi tutti. Lo so che volete già imparare a rimuovere l'audio, a velocizzare un video, a fare le conversioni, ma fermatevi. Calma. Prima vi devo mostrare una cosa importante, ovvero come utilizzare l'help di FFmpeg, ovvero l'aiuto, perché è utilissimo. Io, per esempio, tutte le cose che voglio farvi vedere in questo corso le ho imparate partendo dall'help di FFmpeg. Io non sono nessuno, io non conosco tutte le funzionalità di questo applicativo, vedrete dopo ce ne sono davvero un sacco, ma voglio farvi vedere come scoprire nuove funzionalità oltre a quelle che vi illustrerò in questo corso. Piccolo disclaimer prima di partire, in questo corso noi tratteremo soltanto di gestione audio, gestione video e conversioni, non andremo a vedere codec, encoder e tutte quelle cose, perché? Perché sono cose più specifiche, insomma. Sono cose per veri e propri smanettoni. Noi qui stiamo facendo un corso per persone che non hanno mai aperto FFmpeg, che non hanno mai aperto il prompt dei comandi del computer, insomma. Non siamo qui a parlare di encoder, informazioni, insomma. Non preoccupatevi, non dovete sapere per forza tutte quelle cose, perché sono davvero cose molto specifiche. Ora vedete, ce ne sono tantissime. Detto questo, buttiamoci finalmente, non vi rompo più le scatole. ffmpeg.exe-h per l'aiuto. Battiamo invio e parte una sfilza di scritte. Qui ci mostrano solo le cose principali. Ovviamente andate a leggervi voi, insomma andate a spulciarvi voi l'help. Ora non stiamo a leggerlo, sennò il video durerebbe un'ora e mezza. L'unica cosa che voglio mostrarvi è la prima sezione, ovvero Getting Help, la sezione per visualizzare appunto l'help. Meno H ci mostra le opzioni basic, quelle basilari. Il meno H long ci mostra ancora più opzioni e il meno H full invece ci mostra circa un miliardo di opzioni. Poi abbiamo meno H type name che ci mostra le opzioni per una specifica sezione, per esempio decoder, encoder, demuxer, muxer, filtre, BSF e protocol. Ecco, fate conto che io non so che cosa sono nessuna di queste 10 cose che ho appena letto, quindi non preoccupatevi. Ora, per curiosità, voglio farvi vedere cosa succede scrivendo meno H full, perché voglio farvi capire, insomma, tutte le cose che ci mette a disposizione FFmpeg. Facciamolo, scriviamo meno H full, attenzione, scriviamo prima ovviamente ffmpeg.exe, me lo stavo dimenticando, ffmpeg.exe spazio meno H full. Non batto invio subito perché voglio mettervi un cronometro, voglio farvi capire quanto tempo ci vuole perché tutte le informazioni vengano visualizzate a schermo. Davvero ci vorranno 2-3 minuti perché ce ne sono davvero tantissime.
Ovviamente sono informazioni molto specifiche, quindi non andremo ad approfondirle tutte in questo corso. Vi ho già detto gestione audio, gestione video, conversioni. Questi saranno gli argomenti del corso. Non preoccupatevi, non vi insegnerò cose strane tipo codec, encoder e quei termini strani che abbiamo visto sopra. Benissimo, siamo pronti? Mettiamoci il terminale qui, il cronometro qui. Siamo pronti? Diamo invio, via! Ok, ha finito a circa 3 minuti e 33-34, poi dopo quando andrò a montare il video vi riguarderò la clip con calma e vi metterò insomma il tempo in sovrimpressione. Quindi avete visto? Cioè ci sono davvero un sacco di cose, è stato 3 minuti e 36 a scorrere, pensate che intanto sono andato in bagno e sono tornato e non ho ancora finito, quindi davvero ci sono un sacco di cose. Benissimo. Abbiamo visto anche l'help, siamo pronti finalmente per mettere le mani in pasta e passare finalmente ad utilizzare quella maledetta sintassi che abbiamo visto nella lezione precedente per gestire i nostri file audio, video e per convertire i file. Iniziamo con un piccolo trick che vi tornerà utile durante tutto questo corso. Perché molto spesso noi andiamo a scrivere qualcosa nel prompt dei comandi per fare qualche operazione con FFmpeg. Ora voi non l'avete ancora visto se state seguendo il corso una lezione dopo l'altra, oppure l'avrete già visto se state balzando da una parte all'altra delle lezioni, insomma. Molto spesso noi quando andiamo a eseguire qualche operazione in FFmpeg abbiamo come risultato tantissimi testi, tantissime scritte che scorrono veloci. L'avete visto qualche lezione fa quando parlavamo dell'help? Avete visto quante scritte scorrevano? Ecco, per evitare tutta questa sbrodolata di testi, la chiamo io, ogni volta che eseguiamo un'operazione, possiamo dirgli di nascondere i banner utilizzando il comando hide banner. I banner sarebbero delle informazioni inutili, che non ci servono ai fini dell'operazione che dobbiamo portare a termine. Ipotizziamo per esempio di voler avere le informazioni del codec di un file che abbiamo nel mio desktop. In questo caso lo sto facendo velocemente, poi vedrete con calma come si fa questa operazione. Quindi andiamo a prenderci il nostro input, molto bene. Ora invece di premere invio, guardate, proviamo a farlo, premiamo invio e vedete come ci dicono un sacco di informazioni, ma per esempio tutte queste robe sono robe che non ci servono, noi non vogliamo vederle, anche perché nessuno sarebbe capace di interpretare tutta questa roba qua, quindi noi non vogliamo vederle per evitare anche di avere poi confusione in testa. Come facciamo? Gli diciamo il file di input, o insomma specifichiamo l'operazione che dobbiamo fare e poi scriviamo trattino hide underscore banner. Guardate la differenza? Ecco qui. Questo è con hide banner attivo, questo è senza hide banner attivo. La vedete questa sbrodolata di testi? Ecco, qui non c'è. Perché? Perché abbiamo utilizzato hide banner che ci nasconde tutte le informazioni inutili. Questa cosa è utilissima quando andate a fare operazioni molto molto lunghe durante il corso, insomma, di questo video. Vedrete che ci sono un sacco di operazioni che richiedono molto molto testo e utilizzando hide banner andremo a rimuovere la maggior parte delle informazioni inutili, quindi davvero utilissimo se non volete andare a riempire insomma il vostro terminale di informazioni. Ovvio è che se poi volete pulire tutto e avere tutto il terminale pulito, vi basta scrivere CLS e vi cancella tutto, così avete un terminale pronto, pulito e libero da tutte le operazioni. Insomma, guardate, così è pieno di operazioni CLS e diventa pulito, quindi davvero utilissimo. Ancora un'ultima cosa che vi dico:
Se volete eseguire un'operazione ma vi restituisce un errore, vi rendete conto del vostro errore e senza dover andare a riscrivere da capo tutta la stringa dell'operazione, potete con le freccette direzionali su e giù tornare nelle operazioni precedenti. Vedete? Queste qui sono tutte le operazioni che io ho fatto di recente in questo prompt dei comandi. E questa cosa funziona anche se io vado a fare il comando CLS, cioè quello per cancellare la visualizzazione di tutti i testi. La cronologia non viene mai cancellata, a parte ovviamente se andiamo poi a chiudere il nostro terminale con la X. Quindi noi con le freccette direzionali andiamo a ripristinare un comando, vedete? Tac, e ho ripristinato un comando. Un altro comando, poi andiamo ancora su e ripristino un altro comando che ho fatto io per conto mio. E insomma, capite? Come io così non devo andare a riscrivere tutto. Utile quando dobbiamo correggere qualcosa perché capiamo quale errore abbiamo fatto, anche grazie a quello che ci scrive FFmpeg in rosso, nel caso in cui commettiamo un errore, insomma, nella formattazione o specifichiamo un codec, uno stream, un'operazione inesistente. Utilissimi questi tre trucchi per capire per bene questo corso e soprattutto per muoversi più agevolmente nel prompt dei comandi durante l'intera durata di questo corso. Ora vi lascio finalmente alle lezioni. Nella lezione precedente, quella in cui vi parlavo di qualche tips and tricks e in particolare dei comandi hide banner, freccette direzionali e CLS, avete visto come, per esempio, ho utilizzato il comando che mi mostra le informazioni su un file. Non ve l'ho spiegato perché in questa lezione vedremo come funziona. Quindi iniziamo con ffmpeg.exe e poi gli diciamo meno i file di input, in questo caso io ho sempre gli input sul desktop. Andiamo a prenderci il nostro file input.mp4. Vedete che in tutto il corso utilizzeremo questo file, è un video scaricato da Pexels, quindi non c'è alcun problema di copyright. Quindi input.mp4 è, se vogliamo, come abbiamo fatto nella lezione precedente qualche minuto fa, nascondere tutta quella sbrodolata di informazioni che nessuno è capace di comprendere, utilizziamo hide banner. Se volete approfondire questa cosa, tornate alla lezione precedente, trovate i marcatori di capitolo in descrizione. Diamo invio e vedete come ci dà un errore, perché ci dice guarda che tu mi hai fatto fare questa cosa però non mi hai detto quale operazione vuoi fare, ma è giusto perché noi non gli abbiamo dato un'operazione. Scrivendo semplicemente ffmpeg.exe-i file di input otteniamo delle informazioni sul codec e basta, non dobbiamo scrivere codec, video codec, audio codec, niente di tutto questo, abbiamo tutto già qui. Con hide banner ci nascondiamo le informazioni inutili che abbiamo visto nella lezione precedente e noi qui abbiamo tutte le informazioni. Per esempio vediamo che questo file video dura 25 secondi e 53 centesimi, ha un bitrate di 23.708 kilobyte al secondo, credo sia kilobyte, ora non sono esperto di bitrate. Abbiamo visto già la durata. Il tipo di stream è lo hashtag 0.0, che è un tipo di stream. Il video è in H264, in alta qualità, con una risoluzione di 3840x2160, 4K, 29,97 frame per secondo. E vedete, vediamo anche l'audio, dov'è? Da qualche parte ci dovrebbe essere anche l'informazione sull'audio. Lo troviamo da qualche parte, in questo caso non c'è, forse perché non c'è audio in questo file, ora non mi ricordo, insomma trovate anche l'informazione per quanto riguarda l'audio, quindi voi da qui potete capire un sacco di informazioni in più sui file, utile soprattutto per avere una durata precisa del proprio file video. Soprattutto quando per esempio stiamo facendo video editing, quindi dobbiamo impostare magari una grafica per la durata, insomma in questo caso è molto molto utile.
Quindi, comando per visualizzare il codec e lo stream del file, semplicemente file di input e in caso hide banner per nascondere il testo inutile. Convertire un file video in audio è una cosa davvero molto molto semplice. Ci basta semplicemente dirgli il file di input e il file di output. Punto. Cioè, cosa vuol dire questo? Vuol dire che io vado a dirgli ffmpeg.exe-i file di input, poi dico semplicemente spazio file di output. Finito. Finito davvero così. È davvero, ma ci credete? È una cosa facilissima. Ci basta prendere il file, quindi andiamo a dirgli come al solito ffmpeg.exe. Ok, meno i, andiamo a prenderci il file di input, in questo caso è la mia intro che abbiamo sul desktop, intro.mp4, e gli diciamo come file di output di crearci un file chiamato output.mp3. Ok, diamo invio. Ah, ok, in questo caso il file output c'era già, mi chiede se voglio sovrascriverlo, gli dico di sì. Y, invio. E vedete come ha già finito. Ha già elaborato il file, quindi noi ora all'interno di output, giusto? Sì, abbiamo la mia intro. Ascoltiamo. Non so se la sentite ora. Sentite? Questa è la mia intro, semplicemente convertita da video a audio tramite FFmpeg. Passiamo ora ad una conversione un po' particolare, utile soprattutto a chi fa podcast, ovvero la conversione da file audio a file video utilizzando un'immagine statica. Vediamo subito come si fa. Abbiamo un comando molto molto lungo, lo vedete a schermo. Secondo me questo è in assoluto il comando più lungo che mi sia mai capitato di utilizzare con FFmpeg. Dobbiamo utilizzare un sacco di filtri, li vedete, ce ne sono davvero un sacco. Pensate che ho dovuto suddividere il comando in due parti per farlo stare in questa slide, insomma. L'unica cosa che dobbiamo sapere però è che al posto di immagine.jpg e podcast.mp3 dobbiamo mettere il percorso della nostra immagine e del nostro podcast. E in output.mp4 alla fine dobbiamo ovviamente dirgli quale sarà la directory del file di output. Attenzione, per quanto riguarda l'immagine possiamo utilizzare i formati JPEG, PNG e WebP. Utile soprattutto per immagini scaricate dal web. Ovvio che ci basta scrivere immagine.jpg, immagine.png, immagine.webp. Così almeno abbiamo chiarito, insomma, anche questa cosa dei formati. Da quelle che sono le mie prove, questo metodo non funziona con le GIF, quindi non possiamo convertire un audio in video con una GIF, soltanto con un'immagine statica. Quindi direi di buttarci sul nostro terminale. Per questo comando mi sono dovuto aprire un blocco note di Windows con il comando già scritto, altrimenti non me lo ricordo a memoria. Quindi andiamo a copiarlo, lo selezioniamo e diamo Ctrl C e poi da qui diamo tasto destro per incollare il comando, oppure Ctrl V, oppure andiamo qui sull'icona modifica incolla, è la stessa identica cosa. Ora per comodità vado a mettermi il prompt dei comandi in full, così almeno riesco a vedere bene. Iniziamo da immagine.jpg e podcast.mp3. Al posto di immagine.jpg io ho un'immagine in PNG che è sul desktop e si chiama cta.png. Quindi andiamo a scrivere, torniamo su di due cartelle e scriviamo cta.png. Molto bene. E in podcast.mp3 andiamo a scrivere podcast.mp3, perché il file si chiama per l'appunto podcast, lo vedete a schermo.
podcast.mp3. Molto bene. Assicuriamoci che sia un MP3 perché non ne sono sicuro. Sì, che dura 3 secondi. Sarebbe un effetto sonoro. Quindi abbiamo la nostra immagine statica, il nostro podcast. Ora abbiamo filtri che non ci interessano, che abbiamo approfondito nelle lezioni precedenti quando parlavamo di codec. Io non so interpretare tutti questi filtri perché non sono un esperto di programmazione e soprattutto di FFmpeg, ma posso semplicemente dirvi che per esempio -C2.V sarebbe il codec video. In caso tornate qualche lezione indietro per capire come funziona il codec audio e il codec video. Non le ho approfondite se avete guardato anche le lezioni precedenti. Directory del file di output, molto semplice, sul desktop lo chiamiamo video.mp4. Molto bene, diamo invio e vediamo ciò che succede. È stato velocissimo, avete visto? Ora sta iniziando ad elaborare tutti i frame, quindi aspettiamo che finisca e vediamo il risultato finale. Ha finito, andiamo a vedere il nostro file di output. Eccolo qui, video, e vediamo un po' che cosa c'è al suo interno. Se tutto va bene, dovremo trovarci. Vedete? Ora forse voi non lo state sentendo, ma io vi confermo che sto sentendo l'audio del mio file audio, per l'appunto, è l'immagine statica. Vediamo se riesco a farvi sentire anche l'audio. Molto bene, ora dovreste sentirlo. Avete sentito anche l'audio? Quindi abbiamo convertito un audio, un podcast, in video utilizzando un'immagine statica. Classica situazione. Siamo i relatori di un corso, andiamo nella sala fisica dove ci sono tutti i nostri alunni, tutti coloro che si sono iscritti al corso, arriviamo lì, abbiamo un filmino che vogliamo far vedere ed ecco che il proiettore di quella sala non prende i file MOV, per esempio. E a quel punto cosa bisogna fare? Bisogna farlo vedere il microscopico del cellulare, oppure andare di corsa a convertire il file non si capisce bene dove, oppure andare a rimandare il corso, oppure, opzione più semplice che farebbero tutti, tirare giù tutti i santi del calendario. Ma possiamo ovviare a questo problema convertendo i file utilizzando FFmpeg. È davvero semplicissimo, ci basta scrivere come al solito ffmpeg.exe, poi dobbiamo dirgli file di input, in questo caso sul mio desktop abbiamo la mia intro, intro.mp4, la vedete qui sul desktop, eccola, quindi intro.mp4, e non ci resta altro che dirgli il formato di output, cioè noi andiamo a dirgli proprio output, aiuto, mi sta collassando il microfono, andiamo a dirgli output, quindi ./.. Il microfono, ogni volta devo fare casino, e poi andiamo a dirgli per esempio corso.wav, come lo volete chiamare, no scusate, wav è un formato audio, sto facendo confusione, .mkv, perfetto, in questa maniera noi andremo a convertire un file da mp4 a mkv. Vedete come in questo caso ha già finito, abbiamo qui il nostro file di output, eccolo qui, è la stessa identica intro, ma è in formato mkv. Dopo aver visto come convertire un video in un altro formato, sempre video, ora vediamo la stessa identica cosa, ma con l'audio. È molto semplice in questo caso. Ci basta dirgli ffmpeg.exe-i, gli diciamo il file di input, in questo caso un file in mp3, e poi andiamo a dirgli l'output e inseriamo il formato che desideriamo. In questo caso stiamo convertendo da mp3 a wav. Vediamo come si fa, ovviamente è semplicissimo. Andiamo a prenderci il nostro ffmpeg.exe-i e ci prendiamo
il file output che abbiamo qui sul desktop, che sarebbe la mia intro in formato audio, output.mp3, e la convertiamo in come possiamo chiamarla? FFmpeg.wav, come si dice. Ok, diamo invio e vedete che ha già fatto. Ora abbiamo sul desktop questo file che si chiama FFmpeg, che sarebbe la mia intro in formato WAV. Ascoltiamo, diamogli qualche secondino, sentite? Non so se la stavate sentendo, ma ecco la mia intro convertita in formato WAV partendo da un formato MP3. Avete mai pensato, oh che bel posto, ora voglio fare un timelapse per esempio delle persone che camminano o del sole che tramonta, ma solo poi vi siete resi conto che il vostro cellulare non ha la funzionalità timelapse nella fotocamera, quindi ci avete subito rinunciato. Ecco, da oggi potrete fare i timelapse con il vostro smartphone anche se la fotocamera del vostro cellulare non ha la funzionalità timelapse. Perché? Perché con FFmpeg vediamo come velocizzare un video. Quindi noi andiamo a registrare un video normale sul nostro cellulare, ovvio state attenti alla memoria, poi ce lo passiamo sul computer in qualche maniera e andiamo a velocizzarlo usando FFmpeg. In questa lezione vediamo come si fa. Molto molto semplice farlo. Abbiamo, vedete, il codice come sempre in bianco, ffmpeg.exe, poi abbiamo meno i, quindi file di input, in questo caso ho scritto prova.mov, voi inserirete il vostro file, insomma. Poi qui abbiamo un qualcosa di più complicato, meno filter 2.v, spazio, aperte virgolette, set pts uguale, e lì c'è scritto 0.5. Leggiamo un attimo quello che ho scritto sotto alla parte bianca. Il filtro set PTS è stato impostato a 0.5, il che significa che ogni frame durerà la metà della durata originale. Qui, devo dire, potrebbe darvi all'inizio qualche problemino, perché noi pensiamo alla velocità come qualcosa che va di 100%, 200% per il 2x, 300% per il 3x, come anche YouTube la pensa così. Se voi ora andate nelle impostazioni di questo video, dai tre puntini in alto, o dalle impostazioni se lo state guardando da PC, vedete che potete velocizzare questo video fino a 2x. 2x vuol dire velocità raddoppiata. Invece FFmpeg fa un ragionamento all'incontrario, ovvero se noi impostiamo il filtro setPTS a 2.0, ogni frame durerà il doppio. Quindi se lo impostiamo a 2 è il doppio, se lo impostiamo a 0.5 è la metà. Quindi vuol dire che più il valore scende, meno dura il frame. Più il valore sale, più dura il frame. Quindi 0.5 uguale metà, 2x praticamente. 2.0 uguale 0.5x. Quindi durerà il doppio. Molto, molto semplice, anche se all'inizio potrebbe crearvi qualche problemino. Quindi dicevamo, avevamo 0.5 slash asterisco PTS, chiuse virgolette, spazio, output. Qui abbiamo un qualcosa di più complicato, ma dopo un po' che inizierete a lavorarci capirete che è molto più semplice. Quindi vi dovete sempre, e dico sempre, ricordare che FFmpeg, per quanto riguarda il velocizzare un video, ragiona all'incontrario. Più aumenta il valore, più dura il frame. Più diminuisce il valore, meno dura il frame. Quindi iniziamo. ffmpeg.exe, meno i, file di input. Quindi ci prendiamo dal desktop input.mp4. Poi ci prendiamo il meno filter 2.v. E ora abbiamo aperte virgolette, se non sbaglio, vedete, non mi ricordo nemmeno io, aperte virgolette set PTS uguale
anche in questo caso mettiamo 0.5 slash, attenzione, lo slash che vedete non è quello che abbiamo nel tastierino numerico, ma quello sopra il tab, se utilizzate la tastiera con layout italiano. Quindi slash asterisco pts, chiuse virgolette, e poi file di output. Quindi mettiamo output.mp4 e lo salviamo sul desktop. mp4. Utilizziamo anche hide banner e diamo invio. Dopo aver visto come velocizzare un video, può essere molto molto utile andare a togliere l'audio, perché quando andiamo a velocizzare un file video, cioè la traccia video, si velocizza in automatico anche la traccia audio. Quindi poi, se si tratta di una conversazione parlata, si sentono le voci degli interlocutori così, ed è un effetto molto molto brutto. Quindi in questa lezione vediamo come andare a rimuovere l'audio da un video. Per farlo dobbiamo utilizzare un filtro, che è il filtro -AN. Lo vedete in questo momento nella slide. Il codice finale è molto semplice. Utilizziamo la classica formattazione ffmpeg.exe, -i file di input, -AN, cioè il filtro per togliere l'audio, e poi percorso di output. Molto molto semplice davvero. Quindi direi di spostarci subito sul nostro terminale. Siamo già in ffmpeg bin. Iniziamo a scrivere ffmpeg.exe -i e poi mettiamo il file di input, quindi dobbiamo salire di due cartelle, e in questo caso il file di input è intro.mp4, ovvero la intro del mio canale. A questo punto gli diciamo -an e poi file di output, quindi lo salviamo sul desktop e lo chiamiamo come sempre output.mp4. Diamo invio e vediamo ciò che succede. Molto bene, vedete come è stato davvero davvero veloce, ci ha messo circa un minuto. Andiamo a prendere il nostro file di output che mi ha salvato sul desktop, eccolo qui. Molto bene. E ora andiamo ad ascoltarlo per vedere se ha l'audio o meno. Il file di input, ovvero la intro, aveva l'audio, ve lo assicuro. Vediamo il file di output. Se tutto è andato per il meglio, non dovrebbe avere l'audio. Vedete? Non si sente alcun audio, c'è soltanto il video. Quindi il filtro di ffmpeg ha funzionato alla perfezione. Ora passiamo alle cose un po' meno visibili dall'esterno, ovvero cose che i nostri spettatori o chi andrà a guardare questo video non possono percepire, ovvero gli FPS. In questo video vediamo come modificare il numero di frame al secondo di un file video usando ffmpeg. Iniziamo, vediamo innanzitutto la slide, è davvero semplicissimo. Abbiamo ffmpeg.exe, -i file di input, -r che sta per rate ovviamente, e poi abbiamo in questo caso 30 che ci va a creare un video a 30 fps, e poi abbiamo la directory di output. Quindi ffmpeg.exe -i, in questo caso abbiamo come sempre il file di input sul desktop, quindi input.mp4, -r, in questo caso mettiamo 10, quindi 10 frame al secondo, e poi gli diciamo file di output. Lo salviamo come sempre sul desktop come output.mp4. Una cosa molto utile che possiamo fare per andare ad alleggerire i file video e quindi per poterli visualizzare anche da computer un po' più vecchiotti è quella di andare a diminuire il bitrate di un video. Molto semplice farlo, vediamo in questa lezione come si fa,
ci basta utilizzare il filtro meno B:V. Che cosa ci permette di fare questo filtro? Ci permette per l'appunto di modificare il bitrate. In particolare, in questa lezione vediamo come andare a diminuirlo. Il codice è molto semplice, andiamo a dirgli FFmpeg, ovviamente per avviare tutto lo script di FFmpeg, andiamo ad inserire il file di input, poi andiamo a dirgli meno B:V, ovvero meno bitrate del video, me lo metti in questo caso a 500k, che è un bitrate molto molto basso che veniva utilizzato all'inizio degli anni 2000 per far girare i video anche su dei computer cassoni con Windows XP e cose così. E invece il codec audio me lo copi, lo lasci così come sta e poi vammi a costruire il file output in MKV, in MP4, ovviamente in base al file di input. Quindi, come si fa? Molto semplice. Andiamo a scrivere ffmpeg.exe, andiamo a prenderci il file di input, meno i, file di input, input.mp4, utilizziamo sempre lo stesso file, input.mp4, poi gli diciamo meno bitrate video, me lo metti a 500k. Invece il codec dell'audio mi fai copy, me lo lasci così come sta e mi vai a costruire il file output.mp4. Dopo aver visto le impostazioni degli FPS, del bitrate, passiamo a qualcosa di più visibile, ovvero vediamo come tagliare un video o un audio. È una cosa molto semplice, lo vediamo dalla slide, ci basta scrivere ffmpeg.exe, meno i file di input e poi abbiamo trattino ss o meno ss, insomma, che sarebbe l'inizio del taglio, il timestamp dell'inizio del taglio, quindi 0 ore 46 minuti 34 secondi e 0 decimi, come vedete nell'esempio. Poi abbiamo spazio trattino to, che sarebbe il timestamp dove il taglio deve terminare, 1 ora 14 minuti 7 secondi 0 decimi. Anche se avete per esempio un video che dura 10 secondi, dovete comunque specificare ore, minuti, secondi, decimi, per evitare che poi lo script vada in confusione. Poi dobbiamo scrivere meno c copy, questo va lasciato uguale identico, e poi directory del file di output. In questo esempio avremo come output un video composto dai secondi tra 46 minuti 34 secondi e 1 ora 14 minuti 7 secondi. Molto semplice, ci basta capire che SS è l'inizio e tu è la fine. Quindi spostiamoci sul terminale e vediamo come si fa. Iniziamo come sempre da ffmpeg.exe, gli diciamo meno i file di input, quindi ci prendiamo la nostra intro, intro.mp4, gli diciamo meno ss, in questo caso voglio 4 secondi e 0 decimi, poi tu sempre 0 ore, 0 minuti, 8 secondi e 0 decimi. Quindi se il tutto va per il meglio, alla fine dovremo avere un file di output che dura 4 secondi, composto dai secondi tra 4 e 8. Quindi gli diciamo meno c copy e poi directory del file di output. Lo chiamiamo come sempre output.mp4 e lo salviamo sul desktop. In questo caso inseriamo anche hide banner per evitare di avere troppe scritte nel nostro prompt dei comandi. Diamo invio e vediamo ciò che succede. In questo caso è stato velocissimo perché la mia intro dura 10 secondi, se non sbaglio, quindi ci ha messo molto poco ad elaborarla. Abbiamo il nostro file di output che dura 4 secondi, quindi ha funzionato correttamente e, vediamo un po', dovrebbe essere tra
4 secondi e 8 secondi, quindi circa la parte centrale della intro. Infatti, vedete? Dicevo, vedete che il file di output è composto soltanto dalla parte centrale della intro. Voglio darvi ora un trucco ninja per quanto riguarda il tagliare audio o video, che è il seguente. Per evitare che FFmpeg processi anche i secondi prima dell'inizio del taglio, possiamo modificare leggermente il codice. Perché vi dico per evitare che processi anche i secondi prima dell'inizio del taglio? Perché FFmpeg lavora come un lettore di file video, cioè lui si va a visualizzare tutto il video e quando arriva, nel caso dell'esempio che vedete in bianco, a 46 minuti 34 secondi, dice ok, adesso premo il tasto REC per capirci, quindi inizio da qui e arrivo fino a 1 ora e 14 minuti, dove interrompo e gli do il file di output. Ecco, se vogliamo evitare che FFmpeg legga i 46 minuti precedenti, soprattutto se come in questo caso abbiamo un audio che dura 1 ora e un quarto o un video, la stessa identica cosa, dobbiamo semplicemente dirgli di partire con il file di input direttamente da 46 minuti. Come facciamo a farlo? Mettiamo prima trattino ss 46 minuti del file di input, prima di trattino i input.mp4. Molto semplice, vediamo come si fa. Andiamo ancora una volta nel nostro terminale, ci prendiamo ffmpeg.exe e ora invece di dirgli meno i file di input come abbiamo fatto prima, gli diciamo prima trattino ss 0 ore 0 minuti 4 secondi punto 0. Ora gli diciamo il file di input, quindi intro.mp4, e ora gli diciamo trattino to 0 ore 0 minuti 8 secondi 0 decimi. E ora gli diciamo, in questo caso chiamiamo intro edit.mp4. Vedete? In questo modo lui farà molto più velocemente. In questo caso noi non capiremo la differenza perché comunque si tratta di una intro di 10 secondi e non magari di un audio di 1 ora e mezza come abbiamo visto nell'esempio della slide, insomma. Quindi se avete un file più lungo sicuramente impiegherà meno tempo ad elaborare il file tagliato. Quindi mettiamo prima 4 secondi, poi meno i intro, poi to e poi output. E in questo caso mettiamo ancora una volta hide banner. Molto bene, diamo invio. Voglio farvi vedere come in questo caso ci ha messo più tempo perché mi sono scordato di dirgli meno c copy. Quindi andiamo a farlo prima ovviamente del file di output, così vi mostro anche gli errori che potreste commettere. Meno c copy, poi file di output. E vedete che in questo caso mi dice che il file esiste già, quindi lo sovrascriviamo y per dirgli di sì. E vedete come ora lui ci ha creato correttamente il file che mi ha salvato sul desktop e anche in questo caso dura 4 secondi come abbiamo visto il file di output. Abbiamo appena tagliato un video, ma nel caso in cui noi volessimo essere precisi al frame, come dobbiamo fare? Ecco, dobbiamo utilizzare un altro filtro, che però ha qualche caratteristica più specifica, ovvero funziona soltanto nel tagliare la parte finale di un video. Quindi noi gli diciamo parti da zero, comprendimi nel file finale, mettiamo 100 frame e poi finisci. Quindi non possiamo dirgli tagliami l'inizio e la fine e prendimi i frame da questo a quello, ma possiamo dirgli soltanto fammi finire il video a tot numero di frame, quindi dall'inizio a quel numero e basta. Vediamo come si fa. Dobbiamo utilizzare un filtro che è il filtro VFrames.
Questo metodo può essere molto utile quando vogliamo appunto tagliare con precisione un file video. Anche perché se andiamo nelle proprietà del nostro file, vediamo il numero di FPS. Quindi possiamo capire il numero di secondi che non verranno tagliati, ovvero i numeri di secondi rimanenti. Se un video, per esempio, è a 60 fps, tagliandolo dopo 120 frame, otteniamo un video della durata di 2 secondi. Vedete l'esempio ffmpeg.exe meno i file di input meno v frames, che sarebbe il filtro, poi spazio il numero di frame e poi file di output. In questo caso stiamo dicendo a ffmpeg di estrarre un video che abbia in tutto 20 frame, non 20 fps come ho scritto nella slide, perché ho sbagliato. Quindi vediamo ffmpeg.exe meno i file di input che ho come sempre sul mio desktop, input.mp4, spazio trattino vframes e il numero. Ora andiamo a vedere che il nostro file di input ha, se non sbaglio, 30 frame al secondo. Dettagli 29.97, quindi 30. Mettiamo 90, così il video ci dura 3 secondi, quindi vframes 90 e ora output, quindi output.mp4 sul nostro desktop. Inseriamo anche hide banner e diamo invio. Aspettiamo che finisca l'elaborazione del file. Ha finito, vediamo il file di output, eccolo qui, dovrebbe durare 3 secondi, vediamo, durata 3 secondi. Passiamo ora a qualche modifica per quanto riguarda l'aspetto del nostro video. In particolare in questa lezione vediamo come modificare la larghezza e l'altezza di un file video utilizzando il filtro trattino S che ci permette di ridimensionare un video. Come vediamo dall'esempio abbiamo 100x100 dopo il filtro trattino S che come al solito va inserito dopo l'input e quel 100% sta ad indicare i lati, ovvero prima la larghezza, poi l'altezza. In questo esempio andremo a vedere come output un video quadrato con i lati che hanno 100 pixel. Vediamo come facciamo a fare questa cosa. Iniziamo a scrivere ffmpeg.exe-i e poi ci andiamo a prendere il classico video di input che fin dall'inizio del corso ho qui sul desktop. Quindi input.mp4, gli diciamo trattino S e poi, come nell'esempio, andiamo a scrivere 100x100. Inserite la X, la classica X della vostra tastiera, in minuscolo. Attenzione, non mettetela in maiuscolo, altrimenti non funziona. 100x100 con la X in minuscolo e poi file di output. Quindi sul desktop output.mp4. A questo punto diamo invio e vediamo ciò che succede. Molto bene, ha finito l'elaborazione, andiamo a prendere il file di output e vediamo già dalla preview che è un formato quadrato. Infatti vedete come si vede un quadrato come preview. Vediamo il nostro file di output, apriamolo e dovremmo trovarci un video quadrato. Eccolo qui, infatti, vedete in questo momento un video quadrato 100x100 pixel. Ora voglio anche dirvi che ffmpeg ha preso in considerazione la parte centrale del video. Quindi vuol dire che lui prende il centro del video, il punto centrale, e va a calcolarsi la metà dei pixel in su, la metà dei pixel in giù, la metà dei pixel a sinistra e la metà dei pixel a destra. Sostanzialmente è come se effettuasse una scala in proporzioni a partire dal punto centrale del video per poi arrivare fino a 100, 200, insomma fino ad arrivare al valore che noi gli specifichiamo.
Vi voglio mostrare anche come modificare le proporzioni di un video con FFmpeg. Lo so che non è una cosa molto utile perché ormai la maggior parte dei video sono in 16 noni e così devono essere, ma magari per qualche nostra esigenza abbiamo bisogno di trasformarlo, per esempio, in 4 terzi, il formato quello vecchio, oppure in un primo. Per capirci, il video che state guardando in questo momento è in 16 noni. 16 in larghezza, 9 in altezza. Vediamo come modificare l'aspetto di un video. Viene chiamato propriamente aspetto, ma noi lo chiameremo proporzioni. Modifichiamo quindi le proporzioni di un video, così si capisce più facilmente. Vediamo come si fa, è molto facile. Abbiamo ffmpeg.exe-i file di input e poi abbiamo un filtro. Trattino aspect o meno aspect, insomma, che sta per aspetto. Vedete, FFmpeg lo chiama aspetto. E poi abbiamo 4 terzi, 16 noni, un primo, insomma, possiamo scegliere il formato che più ci piace. In questo caso andremo a ridimensionare un video in 4 terzi, quindi come vedete nell'esempio. Vediamo quindi come si fa da terminale ffmpeg.exe. Meno i, andiamo a prenderci il file di input, input.mp4, poi gli diciamo trattino aspect e poi 4 terzi, 4 due punti 3. Ovviamente inserite un primo, 16 noni, insomma scegliete il formato che più vi piace. Quindi 4 terzi e poi output.mp4. Diamo invio e ora inizierà l'elaborazione del file modificato. Abbiamo già visto nelle lezioni precedenti come tagliare un video. In queste lezioni invece vediamo come tagliare un audio, cosa che è davvero molto molto simile al taglio del video. Infatti è la stessa identica procedura, semplicemente va seguita per il file audio e non per il file video. Ma io ve la rimostro. Vediamo come tagliare un audio. Come vi ho già detto nella lezione in cui vi parlavo di come tagliare un video, dobbiamo utilizzare un filtro che è composto da due parti, il trattino SS, che è il minuto di inizio, e il trattino TU, che è il minuto e il secondo di fine del taglio. Vedete, quello lì è il codice finale. Semplicemente sostituiamo MP4 con MP3, ovviamente, perché dobbiamo utilizzare l'audio e non il video. Quindi andiamo a scrivere questa cosa, ffmpeg.exe meno i file di input. Ah, e come sempre vi ricordo, ora lo vedete in questo momento nella slide, che dobbiamo utilizzare 0 ore, 2 punti, 46 minuti, 2 punti, 34 secondi, punto 0 decimi di secondo in questo caso. Quindi vediamo ffmpeg.exe meno i e ci prendiamo in questo caso questo audio che si chiama podcast.mp3, che dura pochissimo, dura tipo 3 secondi. Sì, dura 3 secondi. Ok, ci va bene comunque. Podcast.mp3 trattino SS 0 ore, 2 punti, 0 minuti, 2 punti, 0 secondi, 2 punto, 0 decimi, tu 0 ore, 0 minuti e mettiamo 2 secondi e 0 decimi. A questo punto gli diciamo che il codec me lo devi copiare e gli diciamo di crearmi il file output.mp3. Diamo invio e vedete che ha già finito, è stato davvero super super veloce. Abbiamo qui il nostro file di output. E vediamo come dura 2 secondi. Abbiamo tagliato il file audio. Come vi ho detto anche quando vi parlavo di come tagliare un video, esiste un metodo per non far processare a FFmpeg anche la parte iniziale, ovvero
la parte che non verrà poi compresa nel taglio. Come dobbiamo fare? Dobbiamo anteporre lo switch, si dice in gergo, sostanzialmente detto proprio in parole povere. Dobbiamo dirgli prima del file di input, comincia a leggerlo da, in questo caso, 46 minuti. In questa maniera, ovviamente, FFmpeg impiegherà meno tempo perché in un audio molto lungo, come nel caso di questo esempio, che l'audio dura 1 ora e 1/4, ecco, dover processare i primi 46 minuti per nulla ci fa perdere praticamente il doppio del tempo. Invece, se noi andiamo a dirgli il tratti se noi andiamo a inserire il trattino SS prima di trattino i file di input, non verranno processati i primi 46 minuti dell'audio, cosa molto molto più comoda per anche ovviamente andare a risparmiare del tempo. Siamo dei podcaster, abbiamo appena finito di registrare il nostro nuovo episodio di podcast, abbiamo già creato la intro, ovvero la parte che va inserita prima della sigla, e il contenuto, ovvero il podcast vero e proprio. Ora dobbiamo andare a unire l'intro, la sigla, il podcast e la sigla finale per ottenere poi la puntata vera e propria da caricare su tutte le piattaforme di podcast. Come facciamo a fare questa cosa? Certo, possiamo farla con Audacity, con DaVinci Resolve, con tutte queste cose qui, ma siamo qui per parlare di FFmpeg e allora vediamo come concatenare più tracce audio usando FFmpeg. Qui si entra un po' nel difficile, entriamo nel difficile. Molta attenzione quindi a ciò che vi sto per dire. Dobbiamo utilizzare un filtro chiamato Filter Complex, che è basato su varie cose da fare, ma insomma, in questa lezione vediamo semplicemente come concatenare più tracce audio. Il filtro Filter Complex può fare tante altre cose, quali per esempio mixare più tracce audio in un'unica traccia finale. Allora, per questa lezione non vi vado a mostrare nulla sul terminale, ma vediamo tutto da questa slide perché fisicamente non ho i file audio, non saprei quali file audio utilizzare da unire. E anche perché così magari capite meglio, vi spiego un po' più con calma. Dobbiamo utilizzare ffmpeg.exe, ovviamente. Ora dobbiamo andare a dirgli tutti i file di input in ordine. Quindi 1, 2, 3 e 4. Volendo possiamo anche non metterli in ordine, ma se non li mettiamo in ordine, la parte che viene dopo ci creerà un po' di confusione. Quindi metteteli già in ordine. Io vi consiglio di fare una cosa. Prendete tutti i file del vostro podcast, la intro la chiamate 1.mp3, la sigla la chiamate 2.mp3, il contenuto lo chiamate 3.mp3 e la sigla finale la chiamate 4.mp3. A questo punto prendete questi quattro file, andate a spostarli nella cartella FFmpeg e bin. A quel punto voi potrete semplicemente copiare e incollare ogni volta il codice che vedete in questo momento a schermo. Quindi non dovrete cambiare nulla, dovete semplicemente seguire quello che vi sto per dire. Ovviamente se andate a chiamare i vostri file in questa specifica maniera, 1, 2, 3, 4, e li mettete già nell'ordine giusto. Ovviamente 1, primo file, 2, secondo file, 3, terzo file, 4, quarto file. Andiamo di filter complex. È un filtro molto complesso, come dice anche il nome, che può essere utilizzato per varie cose. Noi lo utilizziamo con la funzione concat, ovvero concatena. Il filtro si apre con quell'apice che vedete prima della parentesi quadra. Poi che cosa gli dite? Gli dite di prendere l'input 0, perché FFmpeg inizia a contare da 0, quindi è 0, 1, 2 e 3 per i quattro input, quindi in pratica l'input 0 corrisponde al primo input, perché come vi ho detto FFmpeg non comincia da 1 ma comincia da 0. Quindi cosa gli diciamo? Filter complex, prendimi la traccia 0, l'input 0, e prendimi lo stream 0. Ovviamente i file audio nella maggior parte dei casi, soprattutto quando si tratta di un podcast, hanno un solo stream audio. Quindi
input 0, stream audio 0. Poi prendimi anche l'input 1, che sarebbe il secondo input praticamente, sempre con lo stream audio 0. Prendimi anche l'input 2, che sarebbe il terzo input, vi ricordate FFmpeg comincia da 0 e non da 1, sempre stream audio 0. La stessa cosa vale per l'ultimo, quindi prendimi il terzo input, che per come lo intendiamo noi, insomma, sarebbe il quarto, e prendimi lo stream audio 0. Poi abbiamo, chiusa parentesi quadra, abbiamo concat, quindi concatena, numero 4, quindi i 4 input. Eventualmente, se abbiamo per esempio 2 input, lì andremo a scrivere n uguale 2 e andiamo poi a togliere i aperta quadra 2 2.0 e 3 2.0, perché ovviamente non esistono quei due input, altrimenti poi ci dà un errore e c'è una valanga di problemi. Quindi 4, poi dopo gli dite due punti, che sarebbe una specie di separatore, diciamo, V uguale 0, niente video, quel V sta per video e 0 vuol dire nulla, niente, dimenticatelo. E invece audio 1, quindi vuol dire mettilo. Il risultato del filter complex lo chiami out. Dobbiamo scriverlo tra parentesi quadre subito dopo l'1. A questo punto si chiude il filtro filter complex. Vedete, c'è di nuovo l'apice in alto. Poi abbiamo map, che serve per mappare l'output chiamato out, per poi inserirlo nel file audio chiamato audiounito.mp3. In questa maniera, noi, per capirci, cosa facciamo? Abbiamo 4 tracce audio. Le chiamiamo in ordine: una.mp3 sarà la prima, 2.mp3 la seconda, 3.mp3 sarà la terza, 4.mp3 sarà la quarta. Ipotizziamo di essere dei podcaster. Intro, sigla, contenuto, sigla finale. Poi spostiamo questi 4 file nella cartella FFmpeg e bin. Apriamo FFmpeg, copiamo e incolliamo questo codice che vedete a schermo. Andiamo a fare un semplice CTRL C e tasto destro nel terminale, perché nel terminale non va il CTRL V, e poi battete semplicemente invio, e poi dopo qualche minuto, dipende anche ovviamente dalla durata del vostro podcast, vi arriva direttamente in FFmpeg e bin, nella sottocartella bin, un file in MP3 chiamato Audio Unito. Quello è il vostro podcast finale da poi pubblicare sulle piattaforme di podcast. Parliamo sempre di audio e in questa lezione vediamo come modificare il volume di un audio, che può essere sia un file audio oppure la traccia audio di un file video. Quindi questa lezione può rientrare in entrambe le categorie, sia nella categoria gestione video sia nella categoria gestione audio. Direi di partire, vediamo subito come fare. È davvero semplicissimo, questa cosa è molto molto facile da fare. Dobbiamo usare come sempre un filtro, ormai per qualsiasi azione avete visto c'è bisogno di un filtro di FFmpeg. Il filtro è il -vol e inserire subito dopo il valore desiderato. Il valore di default, attenzione, è 256. Per esempio, il video che state ascoltando in questo momento ha un volume pari a 256. Guardiamo un po' il codice lì sotto, ffmpeg.exe meno i file di input, insomma questa è la classica formattazione. Vediamo il filtro meno vol spazio 3. Quel 3 sarebbe il valore al quale dobbiamo far abbassare il volume dell'audio. Ora, in questo caso è stato abbassato a 3, ma 3 vuol dire impercettibile, perché se 256 è il valore di default, insomma 3 è come dire vammi a rimuovere l'audio, è la stessa identica cosa. Se volete comunque andare a rimuovere l'audio con FFmpeg, non dovete utilizzare questo metodo, bensì dovete tornare qualche lezione fa, quando vi ho parlato di come rimuovere l'audio. Ma spostiamoci sul nostro terminale, perché è una cosa davvero semplicissima. Iniziamo con ffmpeg.exe meno i e mettiamo il file di input. Ormai ve lo ricorderete a memoria.
mettiamo il filtro, meno vol, mettiamo anche noi 3 come c'era nell'esempio di prima, e il file di output, come al solito, lo chiamiamo output.mp4. Diamo invio e aspettiamo che ci abbassi il volume del nostro file. In questo caso è molto molto veloce, anche perché il video dura pochi secondi e insomma è la intro del mio canale. Molto bene, ha finito. Vediamo il file di output. Eccolo qui. Se tutto va bene, dovrebbe avere un audio molto basso oppure proprio impercettibile. Ascoltiamo. Ora forse voi non lo state sentendo perché non lo sto mandando verso OBS Studio. Vediamo se riesco a farvelo sentire. Ok, ora dovreste sentirlo. Torniamo all'inizio così potete capire anche il volume effettivo. Neanche non lo sentite perché è talmente basso che davvero non si sente. Quindi FFmpeg ha lavorato correttamente e abbiamo ora una intro con un volume davvero molto molto basso. Comunque si sente ancora, ma proprio leggermente. Siamo dei podcaster e vogliamo applicare una riduzione del rumore, un noise gate e magari anche un compressore al nostro audio, che poi vogliamo incorporare dentro il video che è uscito dalla fotocamera per poi pubblicare tutto magari su YouTube e poi sulle varie piattaforme di podcast. Questa cosa, invece di farla con un video editor e quindi aspettare tutto il rendering, importare le varie clip e soprattutto scegliere un video editor adatto, può essere fatta tranquillamente con FFmpeg utilizzando due semplici comandi. In questa lezione, per fare questa cosa, per effettuare la sostituzione di un audio ad un video, abbiamo bisogno di ben due comandi. Non sono sicuramente tanti, per tante altre operazioni ci vogliono 3, 4 o 5 comandi, ma insomma è comunque qualcosa di un po' più elaborato in confronto alle cose che abbiamo fatto fino ad ora. Avremo bisogno in particolare di due passaggi. Il primo è la rimozione dell'audio dal video originale. E poi, dopo aver elaborato il nostro file audio con programmi esterni come Reaper, Audacity, ma anche con lo stesso FFmpeg, andremo a fondere l'audio modificato sul video senza l'audio. Ovviamente il video senza l'audio è quello che è uscito dal comando precedente, ovvero quello al quale abbiamo eliminato la traccia audio. Direi di iniziare, quindi abbiamo due comandi. Spostiamoci sul nostro terminale e partiamo ovviamente dalla rimozione dell'audio dal video originale. Molto semplice, l'abbiamo già visto in altre lezioni. Tornate indietro tramite i marcatori di capitolo se volete approfondire questa fase. In particolare dobbiamo utilizzare trattino AN tra il file di input e il file di output. Andiamo a farlo. In questa lezione prenderemo in considerazione questi due file. Questo è il video originale con un audio. Questo invece è l'audio modificato. Non sono nemmeno della stessa durata, quindi scopriremo insieme se mi allinea automaticamente la traccia audio all'inizio del file video, ma suppongo di sì. Quindi ffmpeg.exe -i file di input, quindi intro.mp4, -an per rimuovere l'audio e poi file di output che chiamiamo sul desktop no audio.mp4. Molto bene, ha finito, è stato più facile del previsto e soprattutto ci ha messo molto poco tempo. Abbiamo qui il nostro file no audio, quindi ora il file con l'audio possiamo anche toglierlo perché non ci serve più, spostiamolo qui così non ci confondiamo. Ora siamo arrivati ad avere un file video che è uguale a quello di input ma senza la traccia audio e poi un file audio della durata differente con le varie modifiche che abbiamo applicato da fondere al nostro video per poi pubblicarlo sulle varie piattaforme. Vediamo la seconda parte di questo comando. In particolare vediamo la fusione dell'audio modificato sul video. Ecco, qui la cosa si fa un
un po' più complicata. In particolare dobbiamo inserire ovviamente ffmpeg.exe, poi due file di input. Quindi iniziamo a farlo, meno i, e ci prendiamo il file no audio. Mi raccomando, prima il video senza l'audio, poi l'audio da fondere sul video. Non andate a invertire i due file, altrimenti poi vi si incasina tutto. Mi raccomando, non fate questi errori. Meno i video, quindi no audio.mp4, meno i podcast. Punto, qual era il formato? MP3. Podcast.mp3. Bene. Ora torniamo un attimino sulla slide e vediamo. Abbiamo a questo punto trattino shortest, lo vedete anche da lì sotto, il secondo punto. Il filtro shortest serve ad indicare che la codifica del video finale deve essere interrotta quando termina il file più corto, detto proprio in parole povere. Quindi andiamo a scrivere dopo i due input trattino shortest, poi dopo andiamo ad effettuare un'operazione sul codec. In particolare andiamo a copiare il codec video, quindi meno c due punti v meno codec video, copy. Mettiamo a schermo intero così vedete meglio. Ok, copy. E invece per quanto riguarda il codec audio, meno c due punti a, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo impostare il codec in AAC, che è un formato audio. Non statemi a chiedere quale formato è, perché non ne ho la più pallida idea. So soltanto che per effettuare questa operazione, dopo varie prove che ho fatto, bisogna impostare come codec audio AAC. Non chiedetemi di cosa si tratta, è semplicemente un tipo di codec, punto. Codec video quindi copia, codec audio AAC con un bitrate, lo vedete lì, pari a 256k, meno b due punti a, bitrate dell'audio, 256k. E ora finalmente possiamo andare a dirgli la directory del file di output, quindi desktop fusione.mp4. Non ci è voluto niente, evidentemente è molto veloce questa operazione. Abbiamo il file video fusione, eccolo qui, vediamo. Sentiamo che cosa c'è al suo interno. Diamogli qualche secondino per aprire il file. Vedete? Invece della classica canzone della intro, non so se ora voi l'avete sentito, c'era l'audio inserito. In questo caso era un audio che faceva beep, 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 bop. E voglio farvi vedere come mi ha anche accorciato il video. Infatti noi gli avevamo detto, grazie a trattino shortest, che lui doveva finire la codifica dopo che termina il file più corto. In questo caso il file più corto era l'audio, quindi lui giustamente mi ha terminato la codifica dopo 3-4 secondi, quello che era, insomma. Quindi abbiamo il file fusione.mp4, che comprende il file video con un audio che non c'entrava nulla, con un audio che abbiamo poi elaborato. Ed eccoci qua, mamma mia, siamo giunti al termine anche di questa avventura, di questo corso. Sono felice che abbiate seguito questo corso fino alla fine e spero soprattutto che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Sono felice di aver fornito questo contenuto gratuito a voi iscritti al canale, perché io credo molto nei contenuti disponibili a tutti, quindi sono davvero felicissimo di avervi fornito questo corso gratuitamente. Spero che qualcuno di voi abbia imparato per bene FFmpeg da poterlo inserire nel suo bagaglio culturale, insomma, e spero soprattutto che qualcuno, grazie a questo corso, possa migliorare nel suo progetto di comunicazione digitale o, insomma, di creatore di contenuti.
Io vi ringrazio per aver seguito il corso fino a questo punto. Spero che abbiate capito tutte le nozioni che vi ho insegnato in questo corso. Sappiate che potete tranquillamente tornare indietro e riguardarvi tutte le lezioni che non avete capito. Vi segnalo che in descrizione trovate il link alla scaletta di questo corso, utile magari per fare un recap, insomma, delle cose che avete imparato ed eventualmente per andare ad approfondire quelle che non vi ricordate. Io vi ringrazio per la visione, vi ricordo che potete iscrivervi a questo canale con la campanella per non perdervi i prossimi video, i prossimi tutorial, i prossimi corsi, insomma. Potete poi venire sul mio canale Telegram, a chiocciola Tutorial Express, lì troverete un bel po' di contenuti e se siete pazzi scatenati come me, troverete un bel po' di materiale da utilizzare per il vostro progetto, insomma, per lavorare al PC. Vi ricordo, prima di salutarci, che trovate la mia newsletter direttamente dal link qui sotto in descrizione oppure su txpressyt.substack.com. Eri sì che abbiamo parlato di FFmpeg, ve ne ho già parlato in lungo e in largo, io vi avevo anche spoilerato che stava per arrivare un corso mastodontico, questo corso che avete appena visto. Insomma, lì potete trovare ogni settimana un riassunto, insomma, delle cose che faccio, dei contenuti che pubblico sulle piattaforme che utilizzo qui su YouTube, ma anche su Telegram. Insomma, potete trovare un riepilogo settimanale di tutto ciò che ho fatto. E parte interessante, trovate un elenco di tool, insomma, delle chicche interessanti che potreste voler utilizzare, soprattutto se come me siete dei nerd e volete imparare tutte queste cose fantastiche. Io vi ringrazio per la visione e niente, ancora una volta vi ringrazio e ci vediamo con prossimi contenuti, prossimi video, prossimi corsi su questo canale. A presto!